Ciao a tutti, siamo Giada, e Beatrice. facciamo parte della famiglia BG. E siamo studentate di lettere per Miami Dade College. Oggi proveremo a spiegarvi come siamo arrivate a giocare qui negli States. Noi siamo qua grazie al softball perché fortunatamente ci dà tantissime opportunità sia di appunto giocare in giro per il mondo ma anche appunto di continuare a studiare senza diciamo trascurare la parte dello sport. E nel nostro caso siamo arrivate qua a giocare negli States in due modi completamente diversi. Io ho deciso di venire qua diverso tempo fa e quindi ho montato un video con tutte le mie performance sia durante gli allenamenti che durante le partite per poi mandarli a diversi coach e facendo anche diverse call con altri college. Alla fine ho scelto quello che mi offriva la borsa di studio completa e comunque anche l'alloggio e tutto quanto incluso, che era appunto Miami-Dade. Per quanto mi riguarda, invece, Giada mi ha mandato un audio alle 2 del mattino chiedendomi di venire perché avevano bisogno di una lanciatrice, quindi io il giorno dopo ho avuto una call direttamente con la coach e dal quale poi ho deciso di venire. Per la decisione del college, ovviamente, poi bisogna scegliere all'inizio se si vuole inseguire un percorso di 2 anni o di 4 anni. Per quanto ci riguarda, questo qua è un percorso di 2 anni e poi dopo questi 2 anni possiamo avere la possibilità di trasferirci ad uno di 4 anni per continuare comunque la nostra avventura qua, oppure di tornare in Italia e iscriversi all'università o, come nel caso di Bea, finire l'università e continuare normalmente la nostra vita con alle spalle un'esperienza del genere. Per quanto riguarda la conference, ovvero il nostro campionato, giochiamo 44 partite e più o meno 6 settimane sempre in doppio incontro, quindi sono 3 giornate a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. E la nostra conference è quella con più squadre, per cui le prime 5 squadre della nostra conference passano automaticamente agli State, dove poi vanno contro tutte le altre conference della Florida, e mentre la sesta classificata ha l'opportunità di accedere agli State con playoff. E noi in questo momento stiamo cercando di mantenere questa posizione per andare agli State, e dopo gli State ci sono i National. Comunque anche durante la fall season abbiamo avuto la possibilità di giocare diverse partite contro college per prepararci al campionato, come ad esempio FIU, che è una squadra che milita in NCAA prima divisione. Diciamo che venire qua a giocare negli State dà diverse opportunità a uno studente atleta che decide di iniziare questo percorso, come ad esempio ovviamente imparare una nuova lingua e parlarla quotidianamente, dimenticando quasi sicuramente la sua lingua natale. Come si può vedere. Sì, esatto. E poi ovviamente dà l'opportunità di conoscere molte altre persone provenienti da tutto il mondo. Infatti nella nostra squadra abbiamo diverse nazionalità, come ad esempio Brasile, Perù, Bahamas, Stati Uniti, Spagna, Italia, Repubblica Repubblica Dominicana, Dominicana. e comunque si riescono a, diciamo, provare a capire diverse culture e parlare non solo inglese, perché comunque essendo Anche anche a portoghese. Miami, esatto, stiamo imparando portoghese e anche ovviamente lo spagnolo, perché a Miami si parla più spagnolo che inglese alla fine, però comunque anche tutte le classi sono in inglese e si riesce a crescere anche da questo punto di vista. Noi torniamo tra poco e per proseguire il nostro percorso con le BG. Forza Forza BG! BG, let's go!